La Romagna non è altro che una parte della regione Emilia. E questa regione, secondo me, fra le più importanti d'Italia, per le sue grandi città che vanno da Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena, e quindi una regione piena di industrie, piena di attività, piena di grande intelligenza. È attraversata da una strada romana, che è la Via Emilia. La Romagna ha un suo carattere particolare. La Romagna ha sempre avuto una grande generosità e ha sempre avuto un occhio felice e bello per gli altri, cioè difendere gli altri, fare qualche cosa per gli altri. Quindi la Romagna è un posto dove ti senti bene. Sono nato a Sant'Arcangelo, ho avuto un'infanzia molto buona, dei genitori eccezionali, un mondo anche pieno di favola. I miei genitori portavano frutta e verdura a Penabilli e tornavano con legna e carbone. Ho studiato, le cose sono andate abbastanza bene, ci sono stati degli incontri d'amore, anche molto dolci, anche pieni di innocenza. Dopodiché pensavo di dipingere e poi invece sono arrivato alla poesia, e questa è dipesa dalla Germania, perché i prigionieri romagnoli mi chiedevano tutte le sere una poesia. Sono laureato in pedagogia, ho anche insegnato. Ero un insegnante un po' particolare, ero capace di arrivare a Savignano, perché era la mattina presto che dovevo arrivare, anche in pigiama, tanto ero distratto. Intanto hanno pubblicato le mie poesie, le ho pagate io, a Faenza, presso il tipografo Lega, con la prefazione di Bo. Così ho abbandonato la Romagna, sono andato a Roma, dove sono stato per molti anni. Ho abbandonato la scrittura soltanto per dedicarmi alla sceneggiatura e 10-12 anni fa sono tornato e ho questo bagno nuovo, questo incontro nuovo con la natura, che è molto nutriente.